stai cercando qualcosa? Ah? Alzo. Non si spegne? Figa, che minimo. Ti arrangi da solo, ne? Vuoi una mano? Sì? Cos'è? Una che va giù sul fondo? Vado qua, o fai il tondo, è un po' rovinato, sì, un po' rovinato. Gusti. È gratina. Sarà abbastanza lunga la corda. Adesso la pesca la balena. Magari su un bel cadavere. Non hai mai beccato il cadavere? Questo ancora uno? Sì. Ma poi quello là che aveva una bella barca, che era ubriaco, che aveva la moglie qua, l'ha trovato ancora più. Più. Secondo me è andato via lui lì. Eh? È andato fuori dai coglioni e lei è rimasta qua, la vedova? No, è andata lì per un periodo. Sì? Dopo l'ho vista sì, tanti giorni fa. Era così, era tedesca o olandese? Non so. Era carina. Ma l'ha ereditato o gli ha lasciato debiti? No, anche la famiglia, anche la mano ricchissima. Sì?
E allora perché è andato via? Ma proprio male. Perché l'ha tenuta un pochettino sulle spese, cioè l'ha tenuta la casa un anno. La casa, la villa lì, lei da sola. Così dopo ne ha pagato un anno l'affitto in un altro posto. Da parte. Te conviene prendere una bella casa in affitto qua, Ernesto? A me? Sì. Ma perché poi ogni anno affitto se ne fanno il camper, giuro. No. C'hai il camper? Poi avrai qualcuno che ti appoggia un po', no? Qualche casa, non vai ogni tanto in qualche casa, no? Sì. Da qualche amico? No. Ma perché è comodo il camper, c'è tutto. C'è la Cristina, ma la Cristina... Sì, non vai d'accordo adesso. Ti piace. Adesso lavora lei o a casa ancora? Fa qualcosa ancora? Va bene, tanto. Dai, dove? Nel mare? Ah, non nell'acqua? No, dai, dai. No, dietro. Ah. Sì. Stai pescando? Non l'ha presa ancora. No, ma lì con quel porto lì adesso che cosa fanno? Fanno i soldi o un debito? Ah, va bene loro, eh? Ma è Fiorenzo lì? No? Fiorenzo è riuscito a vendere la barca a 3 persone. Prendeva la conta e poi non la ritiravano, eh? No, vendere la conta. Strano, no? Faccio così. Boh, e dopo c'è di quelli ingrandimenti che fanno paura. Questa qua ti prende un moscerino sulla, non proprio, però una mosca sulla portiera. Stai cercando qualcosa? Ah? Doppio quello lì. Belle montagne, bel sole che picchia stasera.
quante? 2 più caverani 20 euro. 2 più caverani 20 euro. Figa che bello. Luca, ciao Stromi. Ok, ciao. Pensa dopo quando mi hanno detto, per fortuna che ti vedo ancora in giro, perché? Il Mortenio. Mortenio di possibile. Come Mortenio? Quale quello là sì, che aveva sul ristorante là e là? E dopo un giorno ti ho visto lì a Padenghe e era ancora vivo. Mortenio, Dio cane. Sei tu Ennio? Che ce n'è nella scatolina? Che abbonica sono in tre degno. Però sono visto i tre. Pensavo che fosse morto, invece per fortuna che è vivo. Ciao Ennio. Ciao Tommaso. Quanto ti devo per questa ripresa? No, non fare un cazzo di ripresa. Niente, tutto in nero, scusa. Cazzo, quanto ti devo? Via perché il mio soldo è me. Guarda che bravo fa filè. L'importante è che regala il pezzo. Poi fai meno fuori. Che? Guarda che gli avrei. Ma sai che questi qua io li mangio? No, con la crisi. No, crudi. Vedete questo bellissimo filmato che mando subito come associazione ai pescatori. Vedete, ecco. L'intervista. Apri la bocca a vedere se è fatto i denti. Ascolto. Allora che era anche questo. Piero sta all'inizio, proprio il colmo. Ma era già il periodo, perché anche nel Nadire si ricorda, la Mesia Brunner. Nel periodo delle pesche di Nesta, nel periodo della sardina soprattutto, da giugno a metà luglio, no? Lui dica che bene, in che? Ciao. Ah, dato, non ti avevo conosciuto. Non l'ha conosciuto? Cazzo, cambia il colore. Tutto cambiato. Via. Però la birra è una biletta. A me, sabato. Cazzo, anche belle. Ma che belle. Cosa vuole di queste? Per il discorso, dato Lucio l'ha tirato su. Sentini due. Me l'ha detto che aveva posto un po'. Sentini due.